Allora, andiamo nella nuova area che abbiamo sbloccato. Prendiamo la pallina. Eccoci qua. Credo che qui dovrò andare a piedi per forza. No, non ce n'era bisogno. Anche qui mi sa che devo usarla per forza, A parte che, come fa a esserci un'elica in mezzo all'acqua? Poi vabbè, questa è vernice, mica è roba tossica. Ehi, signor, vieni qui. Ma è sparito, allora, aspetta. Allora, aspetta. Ah, ecco, è solo appiccicosa. Quindi, la cucina deserta, una strana prigionia. Chiudi Skinner nel bagno, ma dai. Linguini si sta preparando per la cena di stasera. Provviste di ortaggi, porta gli ortaggi a Linguini per aiutarla a cucinare. Panico in padella, assumi il controllo della cucina. A un topo in planata, plana tra le vie del mercato per raccogliere un po' di spezie. Bene, figlio. Portate importanti, raccogli tre vassoi d'argento che servono nella fogna. Cosa vi servono i vassoi d'argento, scusami? Quindi sembra che gli altri cuochi lo abbiano lasciato solo con il ristorante pieno di clienti. Ma quella che per lui è una crisi. Ah, ma siamo già alla... È un'opportunità. Devi aiutarlo. No, scusami. Più pronto che mai? Scusami. Com'è possibile che siamo da soli in cucina? Cos'è, già la parte finale del film? Con sta musica sembra una roba... Eh sì, mi sa che... Scusami, ci sono già i topi. Allora, mi viene da pensare che questa sia già la parte finale del film... Perché dobbiamo chiudere Skinner, però non ne sono sicuro. Perché dobbiamo chiudere Skinner, cos'è stata quella nuvola di fumo? Nella cella, e dobbiamo aiutare lui a cucinare. Prima di fare qualsiasi missione, raccolgo un po' di monete, che non si sa mai che possano servire. Ad esempio, qui c'è una zuppa che va giù all'infinito. Ma c'è Skinner, ma scusami, Skinner lascerebbe... il fuoco, oh calmo. Lascerebbe la cucina così insozzata. Ma che davvero. Minigioco sbloccato. Vabbè che dopo l'altra volta, sincero, non mi sorprendo più di nulla. Prendiamo la moneta qua sopra e anche quello speciale. Attacchiamo la piovra. Vai via. Questa missione è ancora bloccata. Ecco un'altra spilla dei bonus. Grazie. E boh, penso... di essere a posto un po' con le monete. Non sono tantissime, 26, ma meglio di nulla. Proviamo ad arrivare a 30 magari. Credo che questa sia quella di chiudere Skinner. Una strana prigionia, ok. Forse a scendere la lucidatrice servirà. Alla lucidatrice manca un fusibile, trovala e riparala. Accendi la lucidatrice per creare un diversivo. Esci dal bagno e chiudi dentro Skinner. Perché credo che non sarà così facile tutto ciò. Allora, questo è il fusibile. Vai via. Porca miseria. Ste ranocchie. Dammi... Dove è andato? Dai, buono. Allora, mettiamo questo. Dai. Madonna mia. Anche gli insetti ci mancavano. Ah no, questo è cibo. Inseguite la rana, forza, forza. Oh, porca. Beh. Dio mio. Vieni qua. Stai buono. Allora, forza. Beh, siamo venite voi. Qui voi. Mettiamoci al lavoro. Forza, forza, inseguitela. Io prendo questo. E lo infiliamo qua. Perfetto. Bene, anche il gas velenoso è partito. Dai, 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 sì, prima che riparte. A parte che sti cosi velenosi sono terribili, Vabbè. Ah, ok, non avevo visto che quello era gas tossico, comunque liquido tossico. Va bene, allora vai via. Madonna mia, sta ranocchia. Andiamo qui. Ecco fatto, allora. Ora, calmo. Gas tossico. Allora, ecco fatto. No. Perché? Allora, a questo giro aspettiamo che finisca di fare il gas. 1, 2. Ok, 1, 2. Eccoci qua, perfetto. Ora, ste falene io non so se ci facciano danno. Ma a questo punto, calmo. Ok. Ok, questo devo indirizzare io
che non sai mai. Non sai mai come stavo dicendo. Porca puttana. Calmo. Non sai mai quando una cosa, scusatemi, ti possa far danno o meno. Ok, io dove devo andare? Su o giù? Devo andare giù. Se la telecamera non si sminchia, aiuto. Allora, calmi tutti. Devo andare di qua, giusto? Solo che con la telecamera questa cosa non aiuta. Meno male che non è a tempo. E ho paura di cadere di lato io, è quella la verità. Non è tanto il cadere in sé, ma è il cadere da una grande altezza. Allora, aspetta, io qua sotto ci posso andare? No, ok, peccato. Volevo vedere se si poteva fare uno shortcut, ma a quanto pare non serve neanche. Ecco fatto. Devo scendere, vero? Prima che Skinner ti asciutti. Buona idea. Allora, calmi tutti. Caspita. No! Essere un vero chef. Scusami, ma... ma com'è possibile che sono in sta morto? Ok, questa volta cerchiamo di fuggire per bene. Buona idea. Buona idea, ma va. Allora, io dove devo andare? Di qua. A parte, Dio mio, che fogna è sto posto, veramente, cioè. Presto e chiudi la porta. Sì, chiudi la porta. Uno, due e tre. Ehi, che male. Skinner. Mi dispiace, ricevuto. Ora sei chiuso dentro. Qui ci sono infinite possibilità culinarie. Che non lo so. Va bene, facciamo panico in padella. Spegni i frullatori prima che si surriscaldino. Accendi i frullatori giganti per arrivare in cima alle fornelli. Raggiungi i fornelli e spegni il fuoco. Minchia, su tutto questo in un minuto? Non avevamo più tempo? Allora, spegniamo questo. Spegniti. Ok, ora abbiamo aumentato il tempo. Dobbiamo spegnere quello là sopra se tu ti levi. Allora, io non so se questo mi serve o no. A questo punto non lo so. Vai via. Il frullatore che è il ponte verso la... ok, quindi questo devo andare di qua, non lo so, non me lo spieghi. Ah sì, devo andare sul tubo, perfetto. Ok, con calma. Ok, ci siamo. E ora? Dove devo andare? Allora, spegniamo quello. E poi dobbiamo riuscire ad arrivare là sopra. Ma come ci arrivo da qua? Vai via tu. Penso io, maestro. Allora, spegniamo questo. Vai via. Sali. Ecco, dobbiamo salire qua sopra. Giusto? Eccoci qua. Perfetto, no. Porca miseria, sto granchio. Dai via. Scendi giù per favore. Uno, due. Ecco fatto. Uno, due. Oh, ancora troppo in basso. Ok, ora. Ecco fatto, perfetto. Spegniti. Dobbiamo prendere l'ombrellino e arrivare là sopra. Ok, quello non è un problema. E dobbiamo arrivare da quella parte. Io come ci arrivo, scusami? Scusami, come riesco a portare quello dall'altra parte? Comunque, presto, prendiamo l'ombrellino di questa cucina. E arriviamo qua. Ah, forse. Forse. Ho capito. Allora, tu stai buono. Tu vieni qua. Dai, 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 dai. Perfetto. Ok. Dobbiamo beccare il tempismo giusto. Non pensavo ci fosse modo di riuscire a passare senza saltare, però a quanto pare sì. Ora. Dove? Sto olio. Allora, tu stai qua, per favore. Ora, che dobbiamo fare? Ah, spegnere il fornello. Giusto? E come lo spengo? Aspetta, forse prima, calmo. Aspetta il fuoco anche se non si vede. Proviamo a spegnere prima il frullatore. Forse quello è l'ultimo dei nostri problemi, il fornello, Ci sono quattro pentole che bollono. Ovviamente. Presto spegnile.
Ah, devo spegnere. Scusami, le altre due dove sono? Boh, non lo so, per adesso. Spegniamone uno. Vai, via. Dio mio, quanto. Non è uno scherzo. Quanto nervoso per un gioco del genere, davvero. Presto, spegnile. Io ve lo ripeto, questo gioco era per bambini. Un bambino si rompeva le balle dopo 10 minuti. Non lo finiva sto gioco, non lo finiva di sicuro. Dai, ci credo che un bambino dopo 10 minuti si rompe le balle e si mette a giocare tutt'altro. Guarda, ecco fatto le prime due. Ci sono quattro pentole che bollono troppo presto, spegnile. Non è mai facile. E io non ci avevo pensato, ma c'era la cannuccia per andare dall'altra parte. Ecco fatto, bello e semplice. Tu stai buono, per favore. Ora vieni qua. Si sono spente le fiamme? No, ovviamente. Abbiamo spento il fornello per cosa? Non lo so. Ora, ecco fatto. Abbiamo finito? Beccati questo. Cucine da incubo proprio.